Punto guadagnato o due persi? Due punti persi, per noi due punti persi. Era uno di qua, ha preparato bene la partita, primo tempo tra virgolette glielo abbiamo regalato. E sono arrabbiato con i miei ragazzi perché anche loro, ci venivano a prendere in quattro, in tre, ma abbiamo sempre la superiorità numerica, ma non l'abbiamo mai sfruttata con il portiere. Siamo andati un po' in difficoltà e a un certo punto abbiamo tirato su il pallone, cosa che noi non dobbiamo fare e non facciamo. Cerchiamo sempre di costruire dal basso e non ci siamo riusciti, ma più che altro per demerito nostro, perché avevamo un po' di timore forse, per quello che mi sono arrabbiato con i miei. Tra primo e secondo tempo io ho fatto una bella strigliata, tant'è vero che quando siamo rientrati sono già cambiati. E poi ho cambiato anche il modulo, diciamo, prima un 4-2-3-1 e poi ho ricambiato perché ho visto che loro erano un po' timorosi, mi sono messo a tre mezzo al campo, un trequartista e due attaccanti. Ed è vero che in mezzo al campo non avevano più spazio, ma ripartivamo benissimo noi. 4-3-1-2. 4-3-1-2 abbiamo fatto, anche perché l'abbiamo fatto in altre occasioni e sono stati bravi poi a fare gol e a cercare altre soluzioni. Però questi due punti a me personalmente, per come sono fatto, mi rodono. Loro lo sanno che abbiamo sbagliato la partita, io in primis, non solo loro che vanno in campo, ma bensì io che non gli ho trasmesso forse nel primo tempo quel qualcosa che serviva per dare dinamismo, diciamo. E nel secondo tempo abbiamo cambiato e ci siamo riusciti. Però ecco, due punti persi sicuramente contro una bella squadra dall'altra parte, però sapevamo che avevano qualche difficoltà e siamo venuti qua a viso aperto e ce la siamo giocata. E poi noi non è che aspettiamo le squadre e ripartiamo, noi siamo sempre ripartiti dal basso come abbiamo sempre fatto. Forse oggi abbiamo buttato più di qualche pallone, l'abbiamo perso, abbiamo dato adito all'altra squadra di gasarsi un attimino e di prendere un attimino di coraggio, e noi l'abbiamo perso, loro l'hanno acquisito, e noi invece nel secondo tempo abbiamo fatto il contrario. Però detta così sembrerebbe, sì, bella squadra di Chieti, però sembrerebbe che dal suo punto di vista Chieti non goda di molte chance, insomma. Come vede questo campionato? Gli equilibri si sono delineati oppure... No, questo campionato secondo me è quello più difficile di tutti gli altri gironi, perché negli altri gironi li ho visti, ci sono quelle due o tre squadre sopra e quelle due o tre squadre sotto. Qui invece è sempre domenica dopo domenica dove può cambiare sempre tutto quanto, ma si vede dalla classifica. Esatto. È bello questo girone perché c'è tecnica, ci sta vivacità, ci sta fisicità e c'è tattica. Perciò, secondo me, poi è un'opinione personale, è uno dei migliori gironi che ci possa stare, che c'è un misto di tutto quanto. Al nord molto più tattica, al sud molto più dinamismo, fisicità, e qui invece è proprio quel girone giusto per una squadra per cercare di giocare, ecco, a tutte e tre, diciamo, le motivazioni. Ecco, l'episodio del rigore lì come l'ha visto? Allora, dalla panchina si è visto, tant'è vero che ho domandato al mio giocatore, se, perché è giusto che io lo domandi, che se era rigore, ha detto mentre calciò mi ha dato una botta da dietro e logicamente non ho trovato più niente, ma ho trovato il suo piede. Su chi fallo la panchina? Su Zitelli, che è subentrato, tant'è vero che faccio i complimenti a tutti i ragazzi che sono entrati perché poi hanno cambiato la partita ed è per questo che sono importanti anche chi sta in panchina, glielo dico sempre. Sono state cambiate anche nelle ultime due o tre partite da quelli che sono subentrati, perciò noi abbiamo un gruppo di 22 ragazzi che sono tutti quanti a disposizione, poi io devo fare delle scelte, però ecco, faccio complimenti nel secondo tempo ai ragazzi per quelli che sono entrati, ma per come hanno reagito. Però al primo tempo, lo sanno, sono arrabbiato, martedì ne parlerò con la squadra perché così non mi piace. Sì, perché ci aspettavamo qualcosina in più, ma io piano della qualità. Sì, sì, ma io in primis, tant'è vero che, ripeto, sarò retorico, però sono arrabbiato perché non c'è stato quella giusta, forse ho sbagliato io, è questo che dovrò rivedere anch'io, cosa sono andato a fare, cosa ho detto, per non mettere bene in campo oltre che la qualità, ma la tattica, la voglia e diciamo il risultato. Benissimo, è mancata la vivacità, però mi dice lei.
Sì, la poi era un po' più briosa la squadra. Esatto, mancava anche qualcuno, però ecco, non faccio colpa di chi manca, perché chi manca purtroppo capita ogni domenica e noi dobbiamo fare gruppo di quelli che abbiamo. Ne abbiamo 22 e 22 devono andare avanti tutti insieme. Chi fa gli investimenti in questa società? Che gruppo c'è dietro? Perché io non la conosco per niente. Beh, ci sono due società dietro che fanno gli investimenti, dove abbiamo i contratti e devo dire sono nell'energia. Perciò noi siamo contenti. Devo dire che è una società, sono 3 anni, 4 anni che fa la Serie D, perciò ce la teniamo stretta e cerchiamo sempre di aumentare, ecco, anno dopo anno, per cercare di migliorare, ma noi già stiamo partendo dal settore giovanile. Sì, noi abbiamo anche innestato nella prima squadra un 2006 che ha giocato ben 2 partite da titolare, dove ha cambiato anche le sorti della partita. Perciò il nostro obiettivo è incrementare la nostra squadra, ma dal settore giovanile.